Ed eccoci qui anche oggi prontissimi con una nuova ricetta. Oggi nello specifico faremo un grande classico realizzato dal nostro chef Tiziano Paolini. Ciao Jennifer. Ciao Tiziano. Ciao a tutti. E allora, che ci proponi oggi? Svelaci che cos'è questo grande oggi classico. Oggi un piatto molto veloce per chi va sempre di fretta. Sì. E con tre ingredienti molto reperibili, molto facili da cucinare. Che spesso abbiamo comunque anche in dispensa. E fatto bene. Ok. È gustoso. Un piatto che con dei piccoli accorgimenti certo. Può diventare veramente un ottimo piatto. Di che cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di uno spaghetto che andremo a fare aglio e olio con un'acciuga che può essere fresca, sotto sale, base a quello che si ha. Anche sott'olio? Anche sott'olio. Peperone dolce di Altino. Buonissimo, quanto mi piace questo, Tiziano. Credo sia uno dei prodotti proprio... Io lo adoro. Infatti, è anche un presidio slow food. Nella semplicità ha un sapore assurdo. Sì, è vero. E poi ti svelerò comunque un trucchetto per valorizzare ancora di più il peperone. Sì, sono veramente curiosa perché tra l'altro è veramente uno dei miei prodotti preferiti. Io dico sempre, lo dico scherzando, ma magari un giorno proverò anche. A me piacerebbe forse mangiarlo anche in mezzo al latte al posto dei cereali. Cioè, beh, si potrebbe... dato un'idea. Ah, dai! Lanciamo questa sfida. Guarda, io lo dico sempre perché mi piace da pazzi, cioè lo mangerei ovunque. Ci possiamo lavorare. Ci lavoriamo? Dammi qualche tempo. Lo prometti? Accetti la sfida? Ma, volentieri, sfida le accettata. Sfide si accettano sempre. Bene, e allora raccontaci un po' come si prepara questo piatto. Allora, molto semplice, dobbiamo solo stare attenti a non far bruciare l'aglio, quindi buttiamo gli spaghetti, la cottura, 8-10 minuti dello spaghetto, il piatto, la base è pronta. Okay. Quindi olio extravergine, padella calda, buttiamo l'aglio in camicia, manteniamolo... non più di sui 60 gradi, non facciamolo andare oltre 60 gradi. Con la camicia, perché così non facciamo uscire proprio tutto il sentore di aglio che può essere fastidioso. Ok, per lasciarlo un po' più delicato. Sì, per lasciarlo più delicato. Li diamo, ovviamente non è che abbiamo un termometro a casa, chi ce l'ha ben venga, per misurare. Basta che l'olio diventi caldo, spegniamo subito la fiamma e facciamo riabbassare la temperatura dell'olio. Okay. Facendo questo passaggio per almeno due volte, otteniamo comunque un olio aromatizzato al punto giusto. Ok. A olio spento ci scendiamo... in base ovviamente anche al gusto, però si calcola un'acciuga a testa, quindi due filetti, si scendono due filetti di acciuga a olio spento e si gira piano piano con un cucchiaio, una forchetta e una pinza e lo facciamo sciogliere. In un altro pentolino, un altro po' di olio extravergine, andiamo a friggere il peperone. Sempre comunque, in che modo? Quindi molto velocemente? Molto velocemente, in più volte, che comunque sempre in questione di shock termico, entra nell'olio, esce nell'olio, comunque freddo, caldo, tende a essere ancora più croccante. Più croccante. Questo sono due segreti. Questo era il segreto che mi volevi svelare? No, il segreto che ti volevo svelare è con lo stesso peperone fritto, abbiamo a casa del pane raffermo, mettiamo in un cutter, peperone, pane raffermo, un altro filino d'olio e frulliamo. Peperone fritto, quindi, e pane raffermo. E facciamo, questo, diciamo, non facciamolo girare troppo, sennò inizia a impastare. Ok. Facciamo questo pane grossolano col peperone. Lo mettiamo, adagiato una teglia, passiamo al forno, 30 minuti all'incirca 80 gradi, e otterremo un pane croccante al peperone. Che buono! Che poi, nell'impiattamento, sarà comunque quel quid in più. Questo è un piatto molto semplice, però ecco, con un giusto accorgimento. Io che faccio spesso questo tipo di piatto sempre per una questione di tempo, non si va molto veloce, ho già individuato qual è l'errore che commettevo ed è semplicemente quello di non spegnere l'olio quando inserisco le acciughe. E questo forse tende un po' a conferire un sapore un po' troppo spinto. Spinto e senti un po' l'amaro. Esatto. Rilascia l'amaro. Esatto. E non va bene. Bene. Non è... da oggi non lo farò più. Perfetto, l'importante è che trasmettiamo sempre qualcosa di positivo. Esatto, perché poi alla fine bastano veramente dei piccoli accorgimenti per rendere un piatto più buono e anche più sano. Ebbene Tiziano, allora eccolo qui. Perfetto. Il nostro piccolo capolavoro.
possiamo definirlo così, perché poi le cose semplici secondo me a volte sono le migliori. Le migliori, certo, esatto. Fatte bene. Poi tu veramente hai una capacità incredibile di spaziare da una cosa estremamente semplice ad una molto molto complicata, sì, elaborata, più penso complicata. Sia una sua caratteristica. Sì, ma anche i miei colleghi, cioè il lavoro nostro è vero. Beh, saper spaziare da esplorare tutto l'universo dal minimo al massimo, esatto. E è dal vero. Semplice al complicato. È vero, questo vi dà una certa completezza, è giusto che sia così. Perfetto. Allora, impiattiamo. Andiamo. Tiziano. Come vedi il peperone lo abbiamo aggiunto anche un po' in cottura nello spadellare la pasta. E a me piace tantissimo quando diventa così morbido, mi piace anche quando proprio assorbe l'acqua, sì, e il condimento e diventa morbido, a me piace particolarmente. Io spesso lo utilizzo quando preparo piatti di pesce e devo dire che il peperone è fantastico. Io attendo la ricetta con il latte, però la colazione col peperone la faremo. Bene, fidati che la faremo. Mi fido. Allora, due acciughe le abbiamo messe, sì, nella padella, ne possiamo mettere altre due. Che eleganza, crude. Però, che eleganza. Poi rimettiamo un po' di... Senti com'è, che rumore? Sì. Sentilo. E ti ricordi il peperone di sì, cui ti parlavo? Sì, questa senti, mollica di pane. Oddio che profumo, cavoli, molto molto intenso. Però credo che questa mollica me l'avevi... Sì, sì, già ne avevamo parlato, volta, certo. Mazza che bello, Tiziano. Un po' di prezzemolo, riccio, che non ci sta mai male. Che bello. Eccolo. Guarda, i nostri telespettatori lo sanno, non so se tu lo sai, io ogni tanto faccio l'inchino ai piatti. Avrei dovuto farlo anche per il cavolo viola, però questo... Devo dire che è veramente, perché è semplice, però veramente con qualche accortezza in, sì, più riesce a diventare un piatto davvero... Sono, cioè, d'accordo. Elegante, un piatto di un'eleganza incredibile. Molto semplice, però ecco, anche averlo in carta al ristorante... Ah, tu ce l'hai in carta? Sì, sì, questo ma ce l'ho, dai, in carta ed è uno dei nostri cavalli di battaglia. Ti fa veramente, sono sincero, onore. Ti fa onore. Prima era nella lista dei primi, ora l'abbiamo inserito anche su un menu degustazione dei nostri cavalli di battaglia, perché i clienti ce l'hanno richiesto. Quindi... Guarda Tiziano, io penso sinceramente che fare piatti semplici è un'arma a doppio taglio, perché ti faccio l'esempio del piatto che abbiamo preparato nei giorni precedenti, no? Il cavolo viola, che, sì, è bellissimo, lì arriva una persona, difficilmente, a meno che non parliamo di un professionista del tuo settore, ti può dire fatto bene o fatto male, perché comunque non è una cosa che tu riesci a rifare a casa, ma i piatti semplici, certo, lì diventa veramente, cioè, secondo me è più complicato fare un buon piatto semplice che un piatto un po' articolato. È vero, è vero. Perché, ecco, proprio per questa cosa. Qui c'è semplicità con la giusta tecnica, riconoscere i giusti sapori, esatto, bilanciare il sale, perché comunque l'acciuga, bravo, infatti, ha la sua... La sua sapidità, infatti, e dargli un po' tutte le note, un po' di salato, un po' di dolce, in questo caso il peperone, la croccantezza con questo pane, perché comunque, certo, questo è un piatto antico che comunque veniva fatto con, certo, la mollica di pane, sì, o fritta oppure passata al forno, e abbiamo replicato. Guarda Tiziano, io voglio veramente agganciarmi a questo piatto per anticipare le prossime puntate che faremo insieme, perché insieme al nostro chef Tiziano Polini realizzeremo delle puntate dedicate interamente ai Presidio Slow Food, perché anche in questo piatto è presente il peperone dolce di Altino, che, certo, è Presidio Slow Food, l'abbiamo già detto, versatile in cucina, e quindi chiudiamo questa puntata lasciandovi un po' con questa informazione. Perfetto. Perché presto andremo a fare dei piatti proprio dedicati ai Presidio Slow Food abruzzesi, che sono tanti e sono veramente meravigliosi, l'eccellenza del nostro territorio. Grazie chef. Grazie a te, sempre, grazie, un piacere. E grazie a tutti voi per essere stati con noi. A domani. Lo zafferano era utilizzato dagli antichi egizi per dare il profumo, per dare medicazione e dare anche il bel colore. Oggi sappiamo che zafferano aiuta anche nell'avere buona memoria e nella prevenzione contro malattie neurodegenerative.